Cosa cerca un'etichetta discografica? Prima di proseguire con il video, direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Questo video è un po' la sintesi della live che c'è stata alcune settimane fa. In che modo porsi nei confronti di una label quando si vuole inviare una produzione e cercare di ottenere l'uscita? Abbiamo parlato sul come presentarsi, quindi cerchiamo di essere organizzati nel modo migliore possibile per fare una buona impressione. Teniamo di conto del fatto che ogni volta in cui si interviene nella vita, nell'attività lavorativa di una etichetta discografica, si interrompe il loro flusso di lavoro per cercare in qualche modo di avere attenzione. E allora è bene. Se proprio si deve disturbare, diciamo così, qualcuno, è bene che ne valga la pena. Ogni casa discografica ha il proprio settore nel quale qualcuno si occupa di scovare le uscite potenziali adatte al sound dell'etichetta e quindi anche dare opportunità ad artisti nuovi o emergenti. Se ci si presenta come persone degne di essere ascoltate, è bene avere le carte in regola. Prima di tutto, dobbiamo individuare correttamente il sound preciso per la musica che inviamo. Non si spara nel mucchio, non si invia il proprio brano a chiunque. È bene selezionare un'etichetta che produca e faccia uscire esattamente quel tipo di musica che stai proponendo. Possono essere anche tracce di generi diversi, questo ne parliamo tra un attimo, però è evidente che conta molto la linea editoriale, perché se invii un brano techno a un'etichetta che fa EDM, fai prima di tutto una figuraccia, quindi perdi subito la credibilità. Quando hai un brano o dei brani da proporre, è bene cercare quelle che sono le etichette affini a cui far sentire la tua produzione. Ho parlato adesso di il brano o i brani. Non c'è niente di più sbagliato che inviare un brano soltanto. È vero magari che hai realizzato il tuo brano e vuoi farlo sentire al mondo, però non è esattamente la migliore presentazione possibile inviare un brano soltanto. È bene che sia sempre un EP. Almeno due brani, possono essere anche due versioni dello stesso, però in qualche modo si dà una visione un po' più ampia, oppure se sono brani diversi, meglio ancora perché si dimostra quelle che sono le proprie capacità produttive e anche i propri orizzonti musicali. Si dà una possibilità di scelta, magari qualcuno è interessato ad un brano e non ad altri, però in qualche modo si dà un ventaglio più ampio di possibilità. E poi, diciamocelo chiaramente, di un brano non se ne fa niente nessuno. Non ha molto senso l'uscita con un brano singolo e lo dimostrano i dati di vendita. Quindi, se hai un brano bene, pensa subito al successivo a cui abbinarlo e può essere anche l'opportunità di chiedere un remix a qualcuno, però non inviarlo così da solo. Quando lo invii, è bene che sia inviato nel modo più consono possibile e anche adatto all'ascolto. La soluzione ideale per me è sempre il link privato su SoundCloud, perché in questo modo non vai ad intasare la posta di qualcuno e ognuno ha modo di ascoltare fin da subito il brano senza doverlo scaricare. Un'altra opzione può essere il link da Dropbox o un qualsiasi spazio web, però eviterei per esempio il WeTransfer perché comunque è esattamente come mandare il file MP3 o lo WAV in posta di qualcuno. Molto spesso le etichette hanno i propri sistemi, quindi sul sito o sulla pagina Facebook o SoundCloud c'è scritto come vogliono ricevere i brani e quindi è bene attenersi alle loro istruzioni. Quando invii i tuoi brani, diciamo a questo punto, è bene che ci sia una descrizione, ci sia la tua descrizione, la tua biografia in breve, cosa hai fatto, quali sono le tue uscite, senza esagerare troppo con le parole, ma che ci sia almeno qualche riferimento. Se sei un artista nuovo, se hai già una carriera alle spalle, e tutti i tuoi contatti social, web e quant'altro. Magari uno se li può anche andare a cercare da sé, però anche questo denota professionalità.
Fai capire in poche parole chi sei e cosa hai fatto ed è fondamentale per darti in qualche modo accesso al catalogo di un'etichetta. Un brano di per sé, pur bello quanto può essere, pur fatto bene quanto può essere, non è sufficiente, devi essere anche te in qualche modo adatto alla linea editoriale di un'etichetta discografica. È bene presentarsi in poche parole, semplici, oneste. Dici quello che hai fatto, dici magari che è un progetto nuovo, che non c'è niente di male, oppure fai capire fin da subito qual è la tua esperienza e come mai anche hai scelto loro. Quindi, subito di conseguenza, oltre a una presentazione sintetica ed efficace, è opportuno anche mandare un'email fatta bene laddove questo è richiesto, oppure un messaggio, come dire. Io sono questo, ho preparato questi brani qui nello stile di, o comunque che secondo me individuano il sound dell'etichetta. Grazie per l'opportunità, eccetera. Anche lì, poche parole, scritte bene, congegnate bene. Se si scrive in inglese, che non ci siano errori di ortografia oppure che non sia un linguaggio troppo maccheronico. Se è in italiano, che non siano anche lì presenti degli errori. Un messaggio pulito, fatto bene, anche lì denota professionalità, denota interesse. Io suggerisco sempre di cercare un contatto prima, magari andarsi a cercare sulla pagina Facebook o su LinkedIn chi è la persona che se ne occupa, chiedere se è interessato a sentire qualcosa, invii i brani, dopo un po' di tempo chiedere se li ha ricevuti, se li ha ascoltati, se possono essere di loro interesse e darsi un tempo prima di andare oltre. Quando invii un brano, è bene che questo non abbia troppi ascolti, perché se no denota che lo stai inviando a chiunque qua e là, e allora può convenire ricaricarlo su SoundCloud o comunque riazzerare il link. Come bisogna considerare un tempo, perché non necessariamente tutti possono ascoltare subito quello che invii loro, allora ti dai un tempo, che possono essere 2 settimane, 3, massimo un mese, per poi decidere di inviare ad altri. Non sempre tutti rispondono, anzi, sono una minoranza quelli che sono così gentili da rispondere anche a quando non sono interessati, però ecco, non si può pretendere che tutti abbiano in qualche modo tempo per te. L'email può essere finita nello spam, può essere un periodo veramente pieno di lavoro, può essere che hanno già un programma e comunque non sono interessati ad artisti esterni. I motivi possono essere tanti, anche indipendenti dal tuo brano o dai tuoi brani. Quindi, concludendo il video, non demordere se nessuno prende la tua uscita e la considera adatta al loro catalogo. Non significa che i brani non sono all'altezza, significa semplicemente devi continuare con la ricerca fino a trovare il modo migliore per riuscire ad esprimerti attraverso un'uscita discografica. Non necessariamente uscire per altri è la soluzione più adatta a te, ma di questo magari ne parliamo in un video successivo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.